sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo. Sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu e le persone. Io tanto non gli ho dato del tu, lo sto dando del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe? Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè, allora, spegni la radio, non ci rompi i coglioni. Io ti lo vedi, lo vedi tu del tuo figlio della mignotta. Ma scusa, non bisogna dire parolacce. La zanzara. Tutto il resto è già. Gioia. Che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare. Giorgia, ti rendi conto? Ti stai facendo ridere dietro perché sei stata tu, Giorgia Meloni, a nominare Giuli al ministro della cultura, ma non potevi sceglierne un altro? Perché la tua scelta è caduta proprio su Giuli, che sta favorendo gli omosessuali? Io non ho parole. Senti, io sono di Fratelli d'Italia, io dico una cosa, io sono Giorgia, io sono una donna, è finita la paccia, non ha fatto un cazzo di niente, io sono di Fratelli d'Italia, sono rimasto deluso. Posso? Giù il microfono. Tra le rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo. Questo modo di parlare è il tipico modo di parlare di chi cammina nelle tenebre. Chi è che parla, Parenzo? Parla di cose leggere, la cronaca, i discorsi da bar, la roba veloce, i peli pubblici, le erezioni. Lotta, tigre. Lotta! Lotta, tigre, maledetto bastardo, lotta! Posso? Allora ragazzi, vi leggo questa notizia che è clamorosa ed è anche una vergogna, diciamo la verità. Oggi uno Stato sovrano non può decidere per cavilli, regolamentucci, corti europee, norme interpretate in un certo modo, puttanate pazzesche, uno Stato sovrano non può decidere di costruire un campo per gli immigrati in Albania, non può decidere perché arrivano dei giudici che sostengono che i immigrati devono tornare indietro. La notizia è questa, fermo, hai tutto il tempo per dire la tua. I giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, pensate, i giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma hanno deciso, i 12 migranti portati in Albania devono tornare in Italia, tutti, da ora, e questo nonostante le loro richieste di asilo siano state respinte, cioè non hanno diritto all'asilo. Ragazzi, io voglio dare un consiglio al governo Meloni, che è questo: fottersene e tirare dritto avanti tutta, fottersene di queste decisioni, oppure mollare definitivamente, rinunciare a tutto e far entrare frotte di immigrati, come dicono le ONG, i Parenzo, i Telese, eccetera eccetera. Seconda cosa, qual è il problema? Oggi indosso una maglietta, ma non perché sia un tifoso, non perché sia un tifoso del ministro delle infrastrutture. No, assolutamente no. In questo caso sì, però. In questo caso sì. Che problema c'è se un partito organizza un sit-in davanti a un tribunale con tre ministri ritenendo ingiusto il processo che deve subire un signore che si chiama Matteo di nome e Salvini di cognome?
Tutti dicono atto eversivo, i ministri non possono partecipare a un sit-in, vergogna. Ma a me le piazze non piacciono, poi a me non me ne frega nulla delle piazze, e credo anche che non servano. Ma è un processo politico. È un processo politico, è un processo politico. Mi dispiace dirtelo, è un processo che non ha nulla a che fare col diritto ed è un processo alla politica attuata in quel momento da Salvini, che era di respingimento delle ONG, che non possono decidere dove attraccare loro. Lo decide un governo, io lo direi anche davanti a un governo di sinistra. Questo è il punto. Poi altra cosa che voglio far notare è questa, non so se Parenzo ci ha fatto caso, io ci ho fatto caso nei tanti messaggi che mi arrivano, Parenzo però che non ha il polso della situazione, dell'umore del paese non può rendersene conto. Tutti gli italiani, almeno la maggior parte degli italiani, la stragrande maggioranza delle persone che chiamano, ma io credo di poter dire anche della maggior parte delle persone di questo paese, sono se la prendono, non se la prendono col cinese che ha accoltellato a morte in maniera brutale, devo dire la verità, il ladro in provincia, alla periferia di Milano. E non se la prendono col cinese, non gliene frega niente che sia cinese. Quando si tratta di sicurezza, una persona per bene che lavora viene prima di tutto. Questo è il punto. Dunque non esiste il razzismo che voi tanto, che voi dite, c'è anche in un caso in cui c'è un cinese che ammazza un italiano che muore, e un italiano che muore, nessuno se la prende col cinese, se la prendono con l'italiano delinquente. Poi pagherà, per carità di Dio, pagherà, perché è stato, dice il giudice, il PM dice addirittura che è stato un omicidio efferato quando la vittima era inerte. Ma questo non c'entra. Questo non mi toglie dalla testa il fatto che quel ladro lì morto era nell'esercizio della sua professione. Dunque nel danno professionale che può derivare dall'essere ladro c'è anche pigliarsi la coltellata dal cinese che ha sbroccato. Questo è il punto. Da Roma, David Parenzo. Buonasera. Eccoci qua. Allora, la vergogna assoluta intanto è di una trasmissione che comincia dove c'è uno dei due conduttori che addirittura indossa una maglietta che è diventata manifesto politico, la maglietta che hanno stampato i leghisti. Me la sono fatta mandare io, non ti preoccupare. Quella maglietta che indossavano parlamentari e senatori oggi che sono andati a mostrare solidarietà a Laura Bucca, la mostro perché sono in questa battaglia Salvini. Io sono dalla parte del signor Salvini, primo, e lo sarei anche se fosse un ministro di sinistra. Prima domanda, vi sembra normale in un paese civile e democratico che dei senatori parlamentari vadano in un'aula certo. di tribunale? No, non è normale. Secondo, con che soldi è stata stampata quella maglietta? Con i soldi del finanziamento pubblico? Cioè, quella maglietta è stata stampata anche con i soldi miei? Oppure è stata stampata con i privati soldi, donazioni che hanno fatto deputati e senatori americani? Domanda molto importante, figurati, a cui tu non vuoi dare risposta. La darò io lunedì all'aria che tira sulla 7. Quella maglietta che indossi vergognosamente. Perché è un manifesto politico. Ma no, è una cosa contro quel processo. È come se tu mi accusassi di indossare una maglietta con la Schlein, ad esempio. Ma tu lo potresti fare. Posso dirti una cosa? Io non sopporto. Perché il mio modo di fare giornalismo è BBC. Io non sopporto. Ma non dire cazzate. Tu sei un giornalista militante, giustamente, delle tue idee, come lo sono io. Di cosa? Delle tue idee. Del niente. Delle tue idee. Come lo sono io. Non diciamo cazzate. Questa è la mia idea. Io. Non indosso maglietta, non indosso kefie, non indosso magliette. Dai, su. Non faccio sit-in. Ma quello manco non faccio io sit-in che c'è. Io non mi sopporto i sit-in. Tribunali, vabbè, allora. Men che meno. Allora l'Albania. Allora. L'Albania, e questo è il tema, vero? L'Albania. Tu dovresti chiudere la trasmissione, l'Albania. In uno stato di diritto a decidere sono dei giudici, non solo dei politici. Tutte ste puttanate. Li hanno portati là il 16 e adesso li devono riportare in Italia. Facciamo due conti. Il primo viaggio è costato 18.000 euro. Ora 18.000 euro per due ma bisogna fare. Ma ti stai attaccando ai soldi, io ma chi se ne frega? Io vorrei che i deputati e senatori della maggioranza
maggioranza si autotassassero, ma non diciamo cazzate, di tasca loro il viaggio. Scusa, di ma non volete signori. Farli stare bene gli immigrati? Tu hai visto le immagini danno dell'Albania? Sono posti reale. Meravigliosi, con danno, i letti a castello danno. Fatti bene, tutti nuovi, bagni puliti. Voi li volete far stare bene gli immigrati? Il centro in Albania è perfetto, è pulitivo. Vuoi mettere le centri in Albania col centro in Italia? Tu li vuoi far stare bene gli immigrati? Perché non li vuoi far mandare? Non li vuoi mandare in un posto dove le cose sono perfette, tutte nuove, i letti appena costruiti, non quella merda che c'è in Italia di solito nei centri immigrazione? Perché non vuoi farli stare bene in Albania gli immigrati? Dove li cosa vuoi? Vuol dire? Dove li vuoi gli immigrati? A bighellonare per l'Italia? Nei centri italiani? In Albania stanno benissimo. Perché non li volete là voi di sinistra? Siete sempre a favore degli ma immigrati. Le hai viste le immagini? Le hai viste le immagini? Sono perfetti, è tutto pulito, specchiato, è ma perfetto. Allora, ma i giudici italiani ma hanno detto che giudici? È tutto che ma non funziona. Mi dispiace ma per no, te, ma non siamo ma da Orban. Chi se ne fotta? Andare avanti, le decisioni avanti. Politiche sono sottoposte ma a giudizio di quelli di incostituzionalità. Si sono attaccati a una legge del tribunale di non so che cosa, una supercazzola che non esiste. Quelli devono rimanere in Albania, farli rimanere là, andare allo scontro, quello bisognerebbe fare. Avanti tutta. Certo, andare allo scontro, assolutamente. Allora ragazzi, che mi fate sentire? Dove andiamo? Ah, la sentenza su Salvini il 20 dicembre. Saremo in onda. Il 20 dicembre, sì, è un giovedì, adesso non so che cosa. Il 20 saremo dicembre. In onda. Le mie telecamere dicembre. Ci saranno. Aspetta Furfaro, ieri ho incontrato il dottor Furfaro. Riaggiorniamoci al 20 dicembre. Sospendiamo tutto, sì. Ah, anche tu allora. Anche tu sospendi l'area che tira. Che cazzo, ma perché devo sospendere la Tanzara? Lì non si fa propaganda. No, Gasparri contro Fusani. Gasparri contro Fusani. Non c'è gente con la maglietta con la faccia di Salvini, sì, questo è vero. No. Con gli sperperi di Soumahoro e dei suoi parenti, con le morti e le tragedie, la Fusani fa così con la testa perché avete la coda di paglia. No. Avete speso miliardi, guardi, noi spendiamo guardi, di meno di e abbiamo ridotto del 60% gli sbarchi. Avete creato panico nel Fusani, paese. Fammi parlare. Fammi parlare, Fusani. Hai lavorato fammi male. Parlare. Senti come lottava Gasparri, senti contro la Schlein cosa gli ha detto, che pure è vero. Il capo dell'Albania è socialista! Il capo dell'Albania è socialista! Ha creato il famoso campo di concentramento, il Lager, un socialista! Un socialista, lo state attaccando, un vostro compagno di partito! Mamma mia come sono carico oggi, vai! Ma nostro, io non sono compagno di nessuno. Accusa l'Albania di non essere democratico quando il capo dell'Albania appartiene al Partito Socialista Europeo, buffoni! Buffoni, è il vostro senti. Compagno di partito e lo accusate di antidemocrazia. Le spese sono di meno, l'esperimento si vedrà. Questo di centrodestra è un governo che vuole arginare l'immigrazione clandestina, diminuire le morti nel Mediterraneo. Senti l'attacco finale, razzisti assassini gli ha dato al PD, quella cosa incredibile, signor Gasparri. Mamma, senti, è molto arrabbiato. Furfora era incazzato nero, senti. Voi siete stati i razzisti, gli sperperatori, e anche se mandate la Fusani a fare interdizione, la verità si afferma da sola. Noi vogliamo una politica di integrazione e di fermezza. Okay. Vedremo questo esperimento. Voi avete buttato miliardi per far morire la gente nel mare. Uzuelli. Razzisti e assassini. Uzuelli. Tutto normale. Ma ho capito. Tutto normale per il professor Del Debbio. Tutto normale. Razzisti e assassini. Dice, va bene, sentiamo un altro. Ma come? Adesso il popolo è d'accordo con Cruciani. Stufe. I Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o zappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Un ragazzo cinese che ha rincorso rapinatori festiali si è fatto giustizia. E ora rifiniamola. Avanti tutta. E anche Sinwar, afuera! Che guardi!
che cazzo guardi? Signor Del Debbio, questo, ieri signor Del Debbio. Ragazzi, vi posso dire una cosa in più? Io trovo vergognoso che il Partito Democratico abbia mandato gli osservatori in Albania per capire se vengono trattati bene i migranti. Mandassero gli osservatori alla stazione centrale di Milano, dove c'è la gente che viene aggredita. Dovrebbero mandare gli osservatori, i loro deputati, in giro per le città dove c'è insicurezza, altro che in Albania dove è tutto perfetto. Quei centri di immigrati sono perfetti, ma li hai visti? Sono perfetti, controllati con la polizia albanese, e il Partito Democratico manda perché si occupa più degli immigrati che degli osservatori. Questa è la realtà, il PD si occupa. Ma è politica, ma non è politica, è una vergogna. Quella, è un il PD si occupa degli immigrati e non si occupa della gente normale. Ma, questo è. Qua. Hanno mandato gli immigrati. Certo, ma che Del Debbio? Ma smettila, è una buffonata. Hanno mandato gli inviati in Albania, il Paolino essere... in miniatura. Allora, il Paolino in miniatura. Posso dirti, Davide, Davide, posso dirti una cosa? Voi che siete accoglienti di sinistra a favore degli immigrati, dovreste essere contenti che vanno in Albania, dove ho visto dei letti perfetti, delle stanze meravigliose, tutte pulite. Perché li volete buttare in mezzo alla merda in Italia, nei centri di immigrazione in Italia che fanno schifo? Perché noi non li sappiamo gestire. Fanno schifo in Italia i centri di immigrazione, sono una merda, te lo dico io. Fanno schifo. In Albania erano perfetti. Perfetti. Sono 12, stanno benissimo là. Invece i giudici italiani, che sono notoriamente iperpoliticizzati, e lo sappiamo bene da Palamara, da tutte le inchieste, i giudici italiani non vi vanno bene. I giudici italiani, e io oggi mostro questa maglietta qui a favore di Salvini, non perché sono salviniano, ma perché quel processo contro Salvini è una vergogna, assoluta, è una vergogna. Lo stesso fatto di avere fatto un processo è una vergogna. Che in un paese il fatto che adesso bravo ti sei guadagnato il fatto che Salvini ti ritwitterà, ti rimetterà sui social, ascoltate. Basta, oggi Cruciani, sono troppo avvelenato. Guarda, sono troppo avvelenato. Lo stracotto, che c'entra lo stracotto adesso? Quello che c'entra lo stracotto? Che c'entra lo stracotto? Comunque ieri a un certo punto c'è stato anche uno scontro. Ha ragione l'avvocato Trucco e continua il megafono del governo. Ma vaffanculo, digli di andare a fare in culo all'avvocato Trucco. Non rompesse i coglioni pure l'avvocato Trucco. Non rompesse i coglioni. Arrabbiatissimo. Senti, ti voglio far sentire la Schlein. Ti voglio far sentire la Schlein, che parla di deportazione, di accordo cinico che viola i diritti. Userei questa, ma ottimo. Ma perché non invece di andare a rompere i coglioni in Albania gli immigrati che stanno benissimo? Quelli che arrivano là dovrebbero ringraziare, stanno benissimo. Il problema è che dei giudici hanno detto, scusa, forse non ma hai chi dato se ne frega notizia, i giudici, la gente non ma comprende. Non me ne frega niente dei giudici, no, a me non me ne frega nulla. Ma siamo in uno stato di diritto, non è che il governo può fare il cazzo che vuole. I giudici non convalidano i trattamenti. Lascialine, domani fatemi sentire la Schlein in Italia. Fatemi sentire la notizia Schlein. È questa, domani tornano in Italia tutti. Io dico alla Meloni di opporsi a questa cosa qua, di non farli rientrare in Italia. Tirare dritto, vai. È un accordo cinico che viola i diritti fondamentali delle persone, perché la Costituzione dice che lo straniero che si vede negati i diritti previsti dalla nostra Costituzione ha diritto a chiedere l'asilo sul territorio della Repubblica. È stato ora respinto. Posso raccontarla come la vogliono, però quello non è territorio della Repubblica. È stato respinto l'asilo, hanno respinto le domande di asilo perché questi qua erano scappati, legittimamente, per fame. Noi abbiamo il diritto però di dire, cari amici miei, non possiamo accogliere tutti, perché se accogliessimo tutti sarebbe il caos. No, questa cosa che tu stai dicendo è superata dal fatto che dei giudici non hanno convalidato questo tipo di trattamento. E chi se ne frega? Siccome viviamo in Italia e non nell'Ungheria di Orban, il governo ha fatto una... Ma si può dire che è una puttanata illegittima questa decisione o no? Si può dire che è una puttanata, secondo me, o no? Antonio da Foggia. Antonio, io preferisco vivere in un paese in cui c'è un bilanciamento tra poteri dello Stato. Ma non dire banalità di cazzate solide. Antonio da Foggia, vai Antonio. Allora fai decidere al governo qualunque cosa. Dimmi. Allora, solo perché ha avuto il voto popolare. Giustamente un poliziotto mi scrive. Adesso la mia massima stima. Adesso li butteranno, non posso dire chi è. Adesso li butteranno nei CIE oppure nei CPR, dove staranno ore e ore come bestie, e per poi scappare ed andare in stazione a Milano. Questo è quello che succede. Questo è quello che succederà massima stima dopo questa vergogna di oggi. Questo succederà. Antonio da Foggia, questo dimostra, la decisione di oggi dimostra che l'Italia è ingovernabile. In fondo
fondo l'Italia è ingovernabile. Sempre questo è il punto, Antonio. Non è che forse bisognerebbe farle un po' meglio ste leggi? Se mi fate parlare. Dimmi Antonio, dimmi. Allora, innanzitutto io vorrei sostituire questa cazzo di parola migranti con quella giusta che è clandestini, perché sono clandestini e che arrivano insieme a quegli schifosi complici degli scafisti che sono i tacchi del mare, tra virgolette ONG, okay, che arrivano adesso, volendo rispettare l'accordo europeo fatto dalla sinistra. Io vi ricordo, se prendete un attimino una cartina geografica, che quando escono e arrivano ai confini delle acque libiche, dove li aspettano i taxi, il porto sicuro più vicino non è l'Italia. Vabbè, adesso non ci mettiamo a discutere. Io dico, io dico solo una cosa, Antonio: un paese ha diritto di far arrivare chi vuole, non lo decide l'ONG, non lo decidono i giudici, lo decide. Ma sono clandestini e come tali vanno trattati, commettono un reato, devono stare chiusi all'interno di così determinati. Attenzione, poi quell'1% che ha il diritto all'asilo. Bravissimo, ci può rimanere. Sei perfetto, tutti Antonio. Se devono tornare a casa, Antonio, e questo prima prevede la legge. Detto, i giudici. Dico l'ultima cosa: i politici fammi sentire Antonio, con una persona ragionevole. Nella precedente hanno detto che in Italia ci sono 2,5 milioni di famiglie sotto l'ordine di povertà e noi dobbiamo spendere i soldi per fare migranti economici. I migranti economici, da che mondo è mondo, non vengono accettati. I richiedenti di asilo, se sono accettati. Antonio, sai che Antonio è un giurista perfetto, ha descritto perfettamente la situazione. Salvatore da Catania. Salvatore da Catania. Bravissimo Antonio, Salvatore, dimmi. Salvatore, io vorrei leggere sul giornale a caratteri cubitali: Parenzo aggredito e stuprato a Milano. Questo non si può dire. Questo non si può dire. Non ricorda più che cosa è accaduto, perché ce ne sono a decine di questi ragazzi che pascolano per ma non bisogna città. Augurare, scusami Salvatore, tu puoi dire quello a che Catania, vuoi, ma non bisogna augurare lo stupro e la violenza nei confronti di nessuno. Adesso io ti mando a fare in culo, perché se tu auguri lo stupro e la violenza non solo a Parenzo, a qualcun altro, sei semplicemente un coglione. Fermo là. Lasciati sorprendere dal Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Io vorrei dire a tutti quei musulmani integralisti del cazzo: noi andiamo in piscina quando ci sono anche le vostre donne e gli guardiamo quei culi, va bene stronzi? Se no, prendete, come dice il Crux, vi fate le vostre piscine e andate a fare in culo, ok? Mi sembra un linguaggio molto chiaro, molto diretto, e direi che questo ascoltatore, pur nella sua crudezza, ha perfettamente ragione. Cioè, non si capisce il motivo, lo ripeto per l'ennesima volta, caro David, il motivo per cui vogliono le piscine separate. Cioè, si facessero le piscine private, dico io, no? Cioè, ma c'è Parenzo? Dove è finito Parenzo? David, dove sei? Non ho capito. David, ci sei o no? In bagno, come al solito, a pisciare. È in bagno a pisciare, capisci? Allora, abbiamo con noi il grandissimo direttore in presenza, Vittorio Feltri. Buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, ha scritto un libro, Il latino, lingua immortale, perché è più vivo che mai, che faccio vedere, Mondadori, eccolo qui. È un libro in cui parli del latino, che è stata una tua vecchia passione, diciamo, no? E continua a essere una tua passione, lo pratichi, no? Quotidianamente, o no? Assolutamente, assolutamente. Eccolo qua, Parenzo, saluta anche Parenzo. No, diciamo che non esageriamo, la mia passione. Sono altre le cose che mi appassionano. Ah, beh, certo, sì. Per esempio, le signorine. Cioè, la figa è più importante del latino, insomma. Molto, molto importante. Anche se ormai è abbandonato. Il latino. Latino. Dovrebbero saperlo tutti, visto che parlano in italiano. Sì. In italiano è poi un latino volgare, molto volgare, meno preciso, meno sintetico. Quindi, così ho scritto questo libro. Anche perché molta gente parla latino, usa dei termini latini, ma li pronuncia l'inglese perché è convinta che si tratti di inglese. Di inglese. Per esempio, tu hai una frase cult sulla masturbazione. Ma io vorrei dire. Fammi fallo parlare di questa cosa prima. Sì, la masturbazione in latino, qual è la frase? In latino è una poesia, perché si dice: plena satisfatio libidinis cum effusione seminis sine copula.
non è volgare, è una poesia. Bellissimo. No, bellissimo. E definisce perfettamente. Ah, un po' lunghetta, diciamo, no? Un po' lunghetta. È ovvio, se tu vuoi dare una definizione dotta, diciamo. Ripetimela un po', perché fondamentalmente la voglio scolpire questa cosa. Allora, plena satisfazio libidinis, cum effusione seminis sine copula. Bellissimo, stupendo. La prossima volta che uso la parola masturbazione voglio assolutamente altro, utilizzare questa cosa. Invece assume l'evacuazione qual è? L'evacuazione. Ah, quella è stupenda. Vacuatio matutina bona tanquam medicina. Vacuatio meridiana neque bona neque sana. Vacuatio vespertina bona tanquam matutina. Beh, Parenzo è specializzato nell'evacuazione mattutina, dice sempre che caga la mattina. Questo, basta che caga in latino, va benissimo. Allora, poi c'hai un'altra massima molto importante, perché si dice cogito ergo sum in teoria, invece? Sì, invece io scherzando con dei colleghi che non sanno il latino dico coito ergo sum. E loro, loro pensano che sia quella roba lì. Sì, capiscono bene. Allora, voglio però importunare il direttore, dato che siamo qua, invitandovi ovviamente a leggere questo il latino lingua immortale. Molto bello. Però molto voglio bello. Invitare il direttore a un'analisi di quello che accade, diciamo, le fotografie di quello che accade. Hai sentito prima, perché eri là dietro, quello che ho detto soprattutto sulla questione dell'Albania. Ora, tu hai visto quei centri dell'Albania, no? Bellissimi. Cioè, bellissimi, no? Sì, sì. Ma tu li accoglieresti? Eleganti. Eleganti, no? Sì, sì. Eleganti. Beh, tu eleganti. Li faresti rimanere prigione, lì? Però, li faresti rimanere una prigione. Dice Parenzo che è una prigione. Molto. Beh, meglio sì, che i centri di raccolta che ci sono in Italia. Non c'è dubbio. Ma fosse per te dovrebbero arrivare in Italia oppure no, questi immigrati? Io se non arrivassero sarei felice. Sarebbe meglio, no? Cioè, ho capito, però, molto però purtroppo meglio. Arrivano. Arrivano, cioè, arrivano, poi non, purtroppo non, per non loro. Non c'è una legislazione. Sì, certo, non c'è dubbio. Che dosi almeno gli arrivi, non c'è niente. Ma fosse per te? Fosse per te, ovviamente questi qua andrebbero respinti, diciamo, no? Questi immigrati. Sì, respingere è brutto, sì. Sì, non li farei proprio partire, perché se tu cominci a non riceverli, una nave può anche andare giù, due navi possono anche andare giù, la terza non parte. Ah, tu dici, se non li... io sono stato chiaro. Sei stato chiaro, se una nave va giù... Ma è terribile questa. Sì, però... la realtà è terribile. È una cosa terribile. La realtà... Noi dobbiamo farli sbarcare, ma no, ma e poi lo... vedere chi ha titolo e chi non ha titolo. Buonanotte. Però farli sbarcare, curarli, e poi... Chi ha titolo, chi ad esempio viene da paesi in cui ci sono delle dittature, chi ad esempio viene da paesi dove viene perseguitato. Queste persone hanno, in base alla nostra Costituzione. Beh, l'hanno scritta 60 anni fa, 80 anni fa, la Costituzione superata. Non rompiamo le balle con la Costituzione. Esatto, sì. No, scusi, un barista cinese alla periferia di Milano ha preso a forbiciate un ladro. Un ladro che si era introdotto per rubare dei grattevinci, e forse non solo dei grattevinci. E come la giudichi questa? Questo barista cinese me lo... Ha avuto una reazione eccessiva, no? Non si può ammazzare, anche se è un ladro, pazienza, ma non lo puoi ammazzare, puoi dare una bastonata. Per un gratta e vinci poi. Però che uno può essere incazzato, che alla quarta... Non c'entra gratta e vinci, a me se mi rubano anche una caramella mi incazzo. Esatto, ma scusa, uno dopo la quarta rapina può essere incazzato pure il cinese. Beh, no? Poi c'è da tenere presente questa cosa, che lui in poco tempo ha ricevuto 4 rapine. Quindi è anche giustificata la sua esasperazione. Ma assolutamente. E chiamasse la polizia, scusa. E chiamasse ho capito, la polizia. Ma se chiama la polizia, intanto il ladro va. Esatto. E ritorna. Si, ma gli ha rubato perché... 2 gratta e vinci, ragazzi. 2 gratta e vinci. A parte che non è vero, perché aveva preso l'intero gratta e vinci. Comunque, direttore, molti italiani sono dalla parte del cinese. Molti italiani sono dalla parte del cinese che ha ammazzato l'italiano. Vabbè, mi sembra abbastanza normale che ci sia questa reazione, perché sappiamo come funzionino le cose in Italia. La delinquenza si è impadronita delle periferie, adesso anche del centro, quindi è ovvio che la gente si secchi e abbia anche delle reazioni eccessive, magari diciamo poco eleganti, però insomma, ma poco eleganti, è morto, cazzo, come poco eleganti, è morto, poco eleganti. Ma scusa, ma vuoi anche insegnarmi a parlare, tu che sei semi analfabeta, per Dio, piantala di rompermi i coglioni, fai la tua trasmissione del cazzo. Però tra l'altro scusami, tra l'altro, questo qua era nell'esercizio del suo lavoro. Appunto. Cioè, questo sono delle cose che possono derivare dal lavoro che fa, no? Cioè, è ovvio. Se uno fa il ladro, si può aspettare di morire, o sbaglio?
Beh, io no, non penso che un ladro pensi di morire, se no non farebbe il ladro. Sì, però ci sta. Perché di solito la fanno franca, no? Anche qui in Italia. E questo non c'è dubbio. Scusi, direttore, lei sa benissimo che questa storia delle piscine, no? Ne abbiamo parlato prima, le piscine delle donne islamiche, sì, riservate alle donne islamiche. Io penso che sia una follia. Lei è mai stato con una donna, dato che ha avuto tante donne di religione islamica? No, mai. Assolutamente. Non sopporto gli islamici, il loro modo di pensare, i loro costumi non mi piacciono neanche un po'. No, niente. No, niente. Come non mi piacciono neanche un po'? Non gli piacciono, sarà padrone. Ma porca miseria, ma questo è difficile. Ma uno potrà, non piace, non gli piacciono gli islamici. No, non mi piacciono. Dire non mi piacciono gli islamici. Non mi piacciono, no, e mi guardo bene dal frequentarli, specialmente in piscina. Esatto. Caro. Dove lei in piscina non va, peraltro. Mai andato in vita mia in piscina. C'è chi va in piscina. Ma non hai mai fatto un bagno in costume, ad esempio? Un bagno in costume? No, non ho mai messo il piede nel mare, io. Sì, mi dicono che sia fatto. Ma nemmeno in piscina, nemmeno in piscina. Ma fanno, scusami. No, ma se uno non vuole andare in piscina, ma che cazzo te ne frega a te se io vado o non vado in piscina? Ma fatti i cazzi tuoi, non ti devi dispiacere. Tu devi dispiacerti quando ti guardi allo specchio. Ho capito, eh. Ah, a proposito, mi dispiace Parenzo, è che non hai mai fatto un bagno ai Caraibi, ad esempio, in Sardegna. Fallo tu e annega quanto vuoi. Ma la piscina poi è sporchissima. Le piscine fanno schifo. E comunque, ma perché bisogna dire fanno schifo? Ma tutti quelli che posseggono una piscina, scusa, ma che messaggio diamo? Devastante. Ma perché? Devastante. C'è comunque, sai che gli islamici. C'è il cloro nelle piscine. Di fare il pirla, dai. Gli islamici dicono che le donne non possono farsi, per questo non vogliono mischiarsi, diciamo, le loro donne non possono essere viste dagli altri uomini. Ce l'ha ribadito anche una ieri. Come giudichi questa cosa? No, un'idiozia totale. Sì, ma infatti spesso sono degli idioti. Ma a chi dà fastidio questo? Ma dà fastidio a noi che vogliamo, no, il principio che vengano qui a comandare, a mettere un'ora in una piscina comunale, facessi costruire la loro piscina privata, non rompessero il cazzo. Direttore, appunto, aiutami tu. La penso esattamente come te. Esattamente. Scusi, direttore, a parte questa cosa qua, c'è la vicenda molto importante dello speed. Lei non lo sa, adesso fra poco la libero, dello speed nel porno, no? Il governo vuole mettere, anzi l'authority, giusto, vuole mettere un blocco a chi ha accesso al porno per i minori, dicono. C'era uno speed. Lei utilizza mai lo speed, direttore? Non so neanche che cos'è. Sì, lo speed è un la sua segretaria lo saprà cos'è, però spero. No, lo speed. Ma stai mica parlando con la mia segretaria, no? Pirla. Cioè, stai parlando con me, se io non lo so, non lo so, me ne frega un cazzo di sapere che direttore, cosa sia. Ma sei un direttore. Ma lo speed, guarda che io ho diretto 9 giornali e un pirla come te non l'ho mai incontrato. Se no non l'avresti manco assunto. No, non avrei mai assunto. Sì, però lo speed è il modo in cui purtroppo la burocrazia ci consente di entrare all'interno. Ogni operazione deve essere fatta con lo speed per accedere ai servizi pubblici. Ma che fatto che frega il direttore lui di un giornale non lo sappia è gravissimo. Ah, ecco, grave. Comunque con lo speed sei malato grave nel cervello. Per accedere al porno bisogna passare attraverso lo speed, perché dicono che così si impedisce. Lei non ha mai visto un porno in vita sua? No. Un film porno in vita sua? No, mai. Non gliene frega niente. Ah, non mi importa niente, preferisco la realtà. Di vedere la gente che scopa così, cioè non si è mai eccitato vedendo un porno. Per l'amor di Dio. Assolutamente. Poi a mia età ti che mi eccito. Beh, ci sono gente di 80 anni, gente di 80 anni che io non sono fra questa gente. Anche perché tu diciamo, il sesso l'hai conosciuto in. Mi sono sfogato abbastanza. Beh, questo mi sembra una roba. Adesso è più rilassato, mi sembra una cosa assolutamente legittima. Io trovo assurdo che ci sia un governo o comunque uno stato che decida come accedere al porno. Lo trovo una follia. Lo trovo una follia. È una scemenza. Ma per te è giusto, ma perché qualsiasi i bambini, ma questo qui continua a rompere il coglione. Sì, ma lo sai perché? Perché dicono che bisogna proteggere i bambini dal porno. Scusa, direttore, i bambini non possono andare a comprare delle sigarette, devono mostrare la carta d'identità, altrimenti se non te le danno. Non lo sapevo io. Noi non lo sapevamo, lo sai solo lo tu. Sai. Pistola, sta zitto. Beh, tra l'altro, anche questa cosa del fumo dei minori è una cazzata, perché i minori fumano di più anche con tutti i divieti che ci sono. Io ho cominciato a fumare a 13 anni. Ho 81 anni, ho fatto un attacco l'altro ieri, sono perfetto, polmoni rosa. Dunque, secondo te le sigarette non fanno un cazzo, come dicono? Tutte minchiate quelle che dicono, i tumori. Fa male anche la pasta in bianco, a qualcuno. Sì, certo, dice tu, tutte le restrizioni che ci sono nei confronti dei minori, le toglieresti tutte tu? Tutte. Ma quello anch'io posso dirti, tanto non serve un cazzo, ci sono tutti i report, le statistiche che dicono che i minori fumano di più, metterlo. Che fumano di più. Scusi, leggo sempre notizie di uomini che sparano alle donne per gelosia.
famiglia spesso, no? Quelli che vengono chiamati femminicidi e secondo me non sono femminicidi. Ecco, sì. E come li... evidentemente sono cretini, sì. Perché poi si dovrebbero sparare da un'altra parte, secondo si dovrebbero sparare loro prima senza ammazzare nessun altro. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senta direttore, io prima di i cani sono andati al Senato, ha visto, sono entrati al Senato e la Russa sì, li vuole... ma molti si stupiscono di questa cosa, ma il Senato, anche la Camera è piena di cretini e quindi c'è posto soprattutto per i cani. Ottimo, dunque la presenza, sì, non c'è niente di strano. Anche i porci potrebbero andare. Anche i porci potrebbero andare. Accanto a lei c'è una bicicletta. La vede questa bicicletta? Sì, accanto a lei c'è una bicicletta che è ormai brutta, diventato un suo simbolo. Sì, è bruttina, però è una di quelle che usano spesso i ciclisti a Milano nelle piste ciclabili. No, ma io non ce l'ho con i ciclisti, io ce l'ho, ce l'ho con le piste ciclabili. Sì. Che e le cancellerebbe. Il nostro sindaco. Cioè, ha infestato la città con queste e rendono difficilissima la circolazione. Io le abolirei. E poi sono un pericolo per i ciclisti perché loro si sentono troppo sicuri sulle piste. Sì. Poi una macchina che so svolta a destra, infatti ne sono morti tantissimi. Sì, certo. Anche quelli dai monopattini ne sono morti tantissimi. Lei non sopporta i monopattini, per esempio? No. Li cancellerebbe? Ognuno fa quello che vuole, va, sì. Va con, ma lui cosa gliene frega, visto che gira con la macchina, con la berlina sua, cosa gliene frega? Cioè, questo è poco. Anche con l'autista, se non ti dispiace. Grazie, l'autista direttore, a presto, arrivederci. Grazie, maestro. Grazie, a presto, fermi. Ciao. Ciao. Basta con queste minchiate, adesso pure la piscina privata per le donne musulmane, allora facciamo un'ora anche per i gay, un'ora per le lesbiche, un'ora per tutte le altre categorie e via. È normale che quando passeggio per le strade della città i musulmani possano guardare mia moglie e io non posso guardare le mogli loro? È normale? È normale, Parenzo, hai rotto il cazzo, pezzo di merda. Parenzo, sempre a sminuire quelli che subiscono i furti, vabbè, il cinese, Gratta e Vinci, ma allora possiamo dire anche noi la stessa cosa, vabbè, hanno ammazzato qualche centinaio di civili il 7 ottobre, vabbè, su quanti milioni sono di israeliani, quanti sono, 0,001%, tutta sta cagnara per qualche centinaio di persone, mamma mia! Molto bene, molto molto bene, amico mio, molto bene. Nicola, no, da Milano, so. Nicola da Milano, molto adesso ti presento, so, una persona che invece è molto vicina alle tue idee, fra pochissimo, credo, Nicola da Milano, vai. Ciao. Dimmi. Ciao Cruciani, ciao. Senti, io volevo tornare velocemente sulla puntata di ieri, dove il buon Parenzo l'ho sentito scimmiottare un professore con accento americano, facendo facendo il massimo boldi e facendo simpaticone su un argomento come la Palestina. Non si può fare l'imitazione di Lutwak sugli ebrei. Non si può fare dell'ironia alla Massimo Boldi su un argomento così, ragazzi, questo è quello che pensi tu. Devi sapere che in Israele si fa comicità pure sugli ebrei. In Israele si pigliano per il culo a vicenda, come succede in tutte le democrazie. Vai a fare ironia sugli Hezbollah della minchia o su Hamas. Dicendo, no, che stai dicendo tu? Ma essere così inquadrati? Ma che inquadrati? Ma ti sto dicendo, che si pigliano per il culo a vicenda gli ebrei. Ma che cazzo dici? Gli israeliani, gli ebrei. Ma che cazzo dite voi? Ma non si può scherzare su una cosa dove sono morti 1400 bambini. Ma chi te l'ha detto? Ancora con sti bambini? Ma che c'è ancora con questi bambini? Si parlava del dottor Sinwar. Esatto, a parte Sinwar, che parlavamo di Sinwar, ormai è passato a miglior vita, non è più in grado di fare altre stragi, questo mi sembra chiaro. Il dottor Sinwar non è più in grado in questo momento di fare altre stragi. A lei non fa piacere questo? Penso... A lei non fa piacere questo, Nicola? Ma mi fa anche piacere che non ci sia un terrorista in meno, ma non mi fa piacere sentire il Parenzo inquadrato e inquadrato dove, scusa? Perché ha paura di perdere la sedia.
paura di perdere la sede, che c'è? Lo Stato e il governo di Netanyahu. Ma scusi, secondo lei, Nicola, ancora con sta pappardella, ancora con sta pappardella, ancora con sta roba, a parte che i morti non sono 50.000, non so, è una cosa gravissima. Che cosa è una cosa gravissima? Non ho capito. Quanti miliziani di Hamas, questi, mettiamo che siano 50. Tutti i giornalisti non e non dicono un cazzo. Quanti di quello che sono sta succedendo. I miliziani di Hamas? No, aspetta, lascia perdere questa cosa qua. Tutto l'Occidente, i giornalisti non parlano di questa cosa. Ma dove cazzo vivi? Ma dove cazzo vivi? Ma dove vivi? Ma in continuazione, ma io vivo solo di quello. Vivo in Italia, guardo i telegiornali che guardate anche voi. Ma non diciamo cazzate, si parla anche giustamente. Ma l'80% di quello. L'80% della televisione. Il mainstream non è pro Israele? No. Nessuno sta alzando la mano dicendo no. I conti sulle dita di una mano. È esattamente il contrario, caro Nicola. Il politicamente corretto oggi ti dice in maniera anche piuttosto feroce, il politicamente corretto oggi ti impone di dire che c'è stato un genocidio, c'è un genocidio in corso in Israele e in Palestina, e che Netanyahu è un figlio di puttana, pezzo di merda, assassino e infame, eccetera eccetera. Questo è il mainstream. Tutto il resto poi si vede, questo è il mainstream. Se non te ne sei accorto, vivi in un altro pianeta. Questo è il mainstream. Si vede che guardi i canali sbagliati. Vivi in un altro pianeta. Forse guardi che ne so. Ma basta dire qualunque sito internet velato di informazione. Cioè, oggi, se vai in giro con una bandiera palestinese, sei un eroe. Se vai in giro con una bandiera israeliana, corri il rischio che ti ammazzino. Ma questa è la realtà. Ma in giro, sicuramente. Alle televisioni. E che significa non questo? Così. Alle televisioni non è così. Ed è giusto, non secondo è così. Te? Perché cercano di fare passare un messaggio che non è quello reale, capito? Ma quali televisioni vedi? Guardo quelle che ci sono, canale 5, il TGCom 24, tutte queste qua. Non c'è un cazzo di telegiornale che fa passare le immagini dei bambini, di ma tutte che le dici, persone morte. Ma che dici? Rompono i coglioni. Ciao Nicola, ciao. Ghidelli, Livio, eccoci qua. Livio, dimmi che c'è. Che c'è, Livio? Pronto? Ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Io telefonavo per due cose. Dimmi. Sono veramente inalberato oggi perché sono veramente inalberato. Mettiti bene, Livio, mettiti bene col telefono, però. Mettiti bene, togli il via voce. Ce l'ho messo bene, probabilmente il telefono mi sta abbandonando. No, l'auricolare, via voce. No, non ce l'ho. Dimmi. Allora, stavo dicendo, prima cosa, la storia del cinese. Sì. Io ho tantissimi amici cinesi e posso dirti che i cinesi è la più bella invasione che l'Italia abbia avuto, perché vedi, tutta gente che viene a lavorare e si spacca dalla mattina alla sera. Bravissimo. L'unica cosa che fanno è vadano un po' le tasse, ma non delinquono, ma e non rompono il cazzo, non vogliono le piscine per loro e quant'altro. E se uno va a rompere il cazzo, non devi dire Parenzo che affuttevano un gratta e vinci, coglione, guarda il video, quello si è portato via tutti i gratta e vinci, che possono tutti essere vinci, anche tutti. Migliaia di euro, e poi se uno ha avuto quattro rapine fa bene a reagire avrebbe così, perché è l'unico sistema, tanto non piangerà nessuno per questo qua che è morto, nessuno piangerà, perché è un pluridelinquente, uno in meno, cioè, come quello che è stato schiacciato dalla signora di Viareggio, cioè, e tu siamo dici due in meno un che tu dici un delinquente in meno che nessuno piangerà, e impareranno la prossima volta andare a rubare, perché Siamo i cinesi sono Ghidelli. Più svegli degli italiani, e Ghidelli, Livio Videlli, un leghista tutto d'un pezzo, sono Livio Ghidelli. Molto Ghidelli. Più veloci, riconosco bene, ecco, sono molto veloci, gran lavoratori, capito? Ecco, e invece a differenza di tutti gli altri che vengono a rompere il piacciono. E poi un'altra cosa volevo dire, che oggi è una cosa assurda, che siamo sempre lì, la giustizia italiana fa schifo, è peggio della merda la giustizia italiana, questa cosa del tribunale di Roma che fa riportare indietro gli immigrati è una cosa brutto, che le istituzioni, fa schifo, ma che fa brutto avere dei giudici indipendenti, ma che brutto, mamma mia, che perché non vai a vivere in Ungheria, scusa? C'ha ragione, però, in questo caso è una vergogna. In questo caso c'ha ragione, io gli do ragione in questo perché caso. Perché non vai a vivere in Ungheria? Ma che c'è? Coglioni, ma perché non te vai a vivere te e tutti i comunisti insieme agli africani? Che almeno lasciamo un po' di spazio qua in Italia. E c'è anche in meno Ungheria inquinamento se andate a rompere il cazzo in Africa. E allora, aspetta, Ghidelli, aspetta un attimo. Fermi tutti. Musica. Mi chiamo Giulia e ho un'impresa che produce scarpe da trekking.
qui accanto a me una persona che è un nero, nero come il carbone. Si può dire nero, ti offendi che sei nero come il carbone? Nero. Io sono felicemente nero. Benissimo, contento, ottimo. Black. Oh, benissimo. Ah. Contento di essere contento? Uno, perché è contento di essere nero? Io sono contento di essere bianco. Cioè, è il mio colore naturale. Tuo colore perché naturale. Mi devo vergognare? No, sono contentissimo. Per la carità di Dio. Assolutamente, Bar Inussa, un applauso per favore, un applauso, eccoci qua, più volte candidato per Più Europa, iscritto a Più Europa, per questo dico, iscritto a Più Europa, che mestiere fai, Bar? È una persona civile per sono... bene, finalmente. Responsabile della manutenzione di una società. Sei regolare in Italia, regolarissimo in Italia. Sono no? più regolare di te. Ma quello sicuro, beh, più regolare di me non lo so. Io sono nato in Italia. Sei arrivato, tu sei del Burkina Faso. Parte mia. Lo abbraccio da parte tua. Un abbraccio virtuale perché Parenzo ti vorrebbe abbracciare. Abbracciarlo. È regolare. Abbraccia più Europa. E scusami, cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri a Emma Bonino che è ricoverata all'ospedale. Ma questo che c'entra, dai, questo non c'entra niente. Però scusa, posso dire una cosa? No, posso dirti una cosa. Qualche giorno fa alla signora poi Michelle Come, lei lo conosce? Ti chiedo, puoi abbracciare l'ospite che è lì? Ma per favore, abbraccialo ancora perché ti voglio bene. Le battaglie che queste persone fanno con generosità, l'ho abbracciato fisicamente. Fai tutta la puntata. Io non posso perché sono a Roma, altrimenti lo abbraccio. Io farei ma tutta perché la puntata non ha detto niente fino adesso? Ma per quello che rappresenta, perché Più Europa è un partito che lavora per i diritti di tutti noi. Ma non diciamo cazzate. Questo sì. Questo allora, fermo è più un attimo, libertà, fermo un attimo. Più diritti. Vabbè, puoi vabbè. Fare la giù puntata Roma, abbracciato giù a lui, tutta la puntata abbracciato, tutta, per favore, da parte mia, fammi questa gentilezza. Ma l'ho abbracciato. Tutta la puntata, intervistalo, se io fossi in studio, lo vorrei intervistare tenendolo scusi, abbracciato venga qua a me, accanto a me un secondo, si tolga un attimo le cuffie, accanto a me perché c'è una cosa che voglio fare, scusi se posso sembrare razzista, ma la signora Michelle Comi, lei la conosce la signora Michelle Comi? La signora Michelle Comi. Parlare, ma non la conosco. È una ragazza molto carina, è una content creator, molto carina, la quale dice che i neri hanno un odore diverso da noi. Sostiene che i neri hanno un odore diverso. La cosa è vagamente razzista, secondo me non è razzista. Non dice è che è un odore diverso. È razzista? No. Non è razzista, no. Giusto? Abbiamo la conferma. È come la Cuomo può dire che i cinesi hanno un odore diverso dai neri. Esatto, sì. Ma vedi, è perfetto. Grazie mille. Di questa, sinceramente, io ero accanto a me, era una persona uguale agli altri, non è che hanno un odore diverso. Queste sono le cose. Io non sono d'accordo su queste cose. Però, se uno lo vuole pensare, ma non è razzismo, dice lui. Scusi, perché pensa invece che i posti in Albania dove la Meloni vuole portare gli immigrati siano dei lager, lei? È una cosa vergognosa. Perché vergognosa? Dottor... ha visto dove c'è questo posto? Sì, dove? Mezzo alle montagne? Beh, bellissimo, mezzo alle montagne, c'è aria buona. Ma no. C'è aria buona, come ma no? Fai bravo. Ma è pensavo che eri più intelligente, invece mi sembra un caprone. Ma come caprone sarà lei? Non si permette. No, se mi devi invitare qua per dirmi delle cagate, ma la prossima cagate? Volta non vengo più. Ma è un posto meraviglioso. Come è un posto, lotta. È un posto meraviglioso. Uno deve essere demente per fare cosa? Per caricare 16 persone perché 18.000 euro. Ma questa testa. È la propaganda dell'opposizione. Voi dite che il governo fa propaganda, anche voi fate propaganda su questa cosa. No, non è propaganda. No? È verità, è puro verità. Sì, ma scusi, dov'è il lager però? Mettiamo che lei abbia ragione sul fatto che sono troppo pochi, che c'è una spesa eccessiva, tutto quello che vuoi. Dov'è il lager però? Il lager è quel posto lì. Il lager è quel posto lì. Io ho visto dei letti meravigliosi, delle stanze bellissime. Ma sono dei baraccopoli. Certo, dove vuoi che siano? In albergo? Per me dovrebbero stare anche in albergo a 5 stelle, ma non si può, no, gli immigrati che arrivano. Dove dovrebbero stare? Con 18.000 euro, hanno pagato 18.000 euro. Vabbè, l'abbiamo detto. Abbiamo detto, dove dovrebbero andare, secondo lei? Scusa. Con 18.000 euro. Vabbè, lasci perdere 18.000 euro. Li metti qua in albergo. Ah, dove dovrebbero stare secondo me? In albergo. A 5 stelle qui, in albergo. A 6 stelle. In albergo a 6 stelle qui. Oppure accogliere tutti indiscriminatamente, quelli accogliere che arrivano. Accogliere tutti. Ma perché come sono stati accolti tutti gli italiani dopo la guerra. Ma scusi, però abbia pazienza. Signori, non la voglio anche bene. Lei è simpatico, sicuramente è una persona per bene. Ma io sono deluso, dottor Cruciani. Ma scusi, ma io sono deluso, Bara Inussa. Zara, è il caos anni. Vengo qua e trovo che ho a fare a un caprone. Ma caprone sarà lei, ma come si permette? No, ma io mi permetto, è un caprone. Oh,
È un genio. Questa è la regia. Genio, ma mortacci vostra, la regia, fate il tifo per Balinussa. Ma siete genio. Tutti di sinistra, maledetti comunisti in regia. Trilussa è un genio. Che fanno l'applauso. Ma perché lei vorrebbe accogliere tutti indiscriminatamente? Sarebbe il caos. Ma quale caos? Ma quale caos? Ghidelli, dov'è Ghidelli? Dov'è Ghidelli? Perché mi avete lasciato Ghidelli? Ha buttato giù Ghidelli. Ma povero Ghidelli. Io dico ragione, è incredibile. Accogliere tutti. Comunque questa è la accogliere tutti. Dare un permesso a tutti. Accogliere tutti. Come parente? Lei è musulmano? Lei è musulmano? Io sono musulmano. E felicemente musulmano. Ma io non dico nulla. Lei beve alcol? Purtroppo no. Purtroppo no, nel senso che ci avrebbe voglia di bere alcol. No, per scelta mia e per la religione non bevo. Religione, però se vorrebbe scolare ogni tanto una birretta... Ma cosa ne frega a lei, no, dottor ma è importante Cruciani. Sapere se lei è coerente o non è coerente. Si imbriaca pure lei, ma io bevo pochissimo. Non bevo. No, perché lei per esempio è a favore della poligamia? Sono a favore della poligamia. Sì, lei è a favore. Per sì. chi... La vuole fare? No, per chi la vuole fare che ha il mese per farlo. In nel mese. Senso... che ha le possibilità finanziarie per mantenerle, perché in Burkina Faso c'è la poligamia. C'è la poligamia. Ma lei pure è poligamo, no? Io sono musulmano, ma sono monogamo. In Italia, perché non si può avere, non si no, può ma essere anche in Burkina perché magari... io non ho la possibilità di sostenere due donne o tre donne. Però se potesse lo farebbe. E se divento ricco. Ma è una follia la poligamia, è una società media. Ma che cazzo te ne frega che è una follia la poligamia? Ma è una cosa contro la donna, ma è una cosa contro la donna. Ma ti hanno detto casomai i musulmani di sposarti con quattro donne? No, non c'è nessun Cruciani. Obbligo, per carità di Dio, assolutamente. Ma lei, allora? Ma lei è incredibile, lei è a favore magari anche dell'ora di piscina riservata ai musulmani là dove vogliono farlo. Ma che male c'è? Ma devono anche, ma che, come ha detto Parenzo, che male c'è? Che male c'è? Non sono mica, non sono esseri umani? Ma chi ha detto che non sono esseri umani? Ma perché sembra che sono degli animali, ma topi che vanno in piscina. Ma sono loro che ma si dove cazzo vivi? Ma dai. Dove cazzo vivo io? Magari guarda che lei mi ha dato del caprone, mi dice dove cazzo vivo, mi dice che no, non capisco. Ma se devo, la prossima volta non invitarmi. Io la invito 100 volte a dire lo tratti male, scusa. Io lo tratto male, mi ha detto che sono un caprone, mi ha mandato a fare in culo quasi. Ma ha ragione. Anzi, ieri alla trasmissione, Black, ma quel nero lì da dove arriva? Io l'ho detto. Sì. Io Black ho detto, lei non mica ha detto Black. Ma l'hai ripetuto due volte. Sì, veramente. È problema di mente. Ma io non è problema di me. Vai a vedere la trasmissione di ieri sera. Di Black. Che cazzo comunque, dici? Parlato di Black. Grazie per essere venuto in Italia. Grazie per essere in Italia e grazie per tutto quello che fai. Questo è impazzito. Gli italiani dovrebbero ringraziarti tutti per quello che ma dici. Ma voi siete matti. Scusi un attimo, è ghettizzazione quella roba lì della piscina, è l'autoghettizzazione. Persone che vogliono avere il ghetto loro tutti insieme, perché io non posso guardare, io sua moglie vero. La posso guardare o no? Questo perché non la posso guardare col culo di fuori? Cruciani. Ma perché ma sua moglie ci va in piscina o no? Che sua moglie ci va in piscina o no? Che è in studio? Ci va in piscina, sì. E gli altri uomini se la guardano è un problema? Per lei non è un problema, per me non è un problema. Per lei, perché dovrebbe essere un problema per gli altri? Se per qualcuno ma è un problema. Cruciani. Che cazzo te ne frega dei musulmani che si vestono e vanno in piscina? Mica deve andare a letto insieme a loro? No, benissimo, affittatevi allora, una piscina privata, la piscina pubblica non posso tostare le vostre regole. Le donne vanno mischiate agli uomini e le donne vanno... Hanno la residenza in Italia? Sì, allora? Allora? Allora bisogna adattarsi. Sono cittadini italiani. Hanno diritto ad avere un'ora di piscina. È come Cruciana ha diritto di andare in piscina. Se è il diritto per tutti. Allora io voglio avere una piscina solo per i gay. Voglio avere una piscina riservata perché sono omosessuale. Ma sono cazzo gay, cazzo sue. Ma lei come li considera i gay, scusi? Ma per me sono libero di vivere. Ma lei l'omosessualità non la concepisce, naturalmente, essendo musulmano. Secondo lei è un peccato. Ma lui è libertario. Io sono libero. Io ho una mente libera. Sì, ma l'omosessualità per lei cos'è? È un peccato, immagino, perché lei è musulmano, o no? L'omosessualità la penso in modo mio, che sono persone che per la loro libertà, per il loro diritto, devono stare insieme e sono problemi loro. Sono problemi, ho capito. La ringrazio moltissimo, la ringrazio. L'aspetto grazie, ancora. Grazie, caro. Ancora. Ministro, futuro ministro. Grazie, Parenzo. Come nasce? C'è una domanda, ma se nell'ora di piscina dedicata alle donne una signorina trans non operata, quindi col cazzo,
chiede di entrare ed ha un documento di identità femminile, quindi con il nome da femmina, ma ancora il cazzo, e chiede di entrare nella piscina in quell'ora, che facciamo? La facciamo entrare o non la facciamo entrare? E qui ci divertiamo con questi diritti, Mamma mia, stanotte mi sono sognato Giacomo Urtis col nano in braccio. Io ormai quel nano non mi esce più dalla testa, quel nano malefico che stava seduto come una marionetta su quel tavolo. Mamma mia, che impressione con quel Giacomo Urtis. Chi cazzo è? Lei di Oscar? Ma cosa c'ha anche gli innesti di brillantina sotto i capelli morbidi, lisci? Appena lo vedi ti viene voglia proprio di accarezzarlo. Ma che bell'uomo, che bell'uomo. Sior Ryder di Bologna, Sior Ryder. Non è che per caso anche Ryder, diciamo, tu dici a qualche no, non lo so. Nella disperazione totale nella quale versa, perché è un caso tragico, è un caso disperato, è un caso di un uomo poveraccio, che non ha né arte né parte nella vita di ogni giorno. Un alcolizzato che beve birre, un mezzo poveretto. Un ex Ryder che lavora in un museo e fa il custode in un museo, un proletario. Per questo ti sta sul cazzo, perché è un proletario. Vergognati. Questo è il punto. Ormai tu frequenti solo la società, l'alta società, high society. Questo è quello che frequenti, scrittori, giornalisti, eccetera eccetera. Non aggiungiamo altro. Allora ti faccio sentire Pier Giorgio Caria, Pier Giorgio Caria, che è un esperto in ufologia e scienza del sovrannaturale. Come no? Ma stai scherzando? No. Guarda che fa delle conferenze dove la gente paga il biglietto per andare. Ma stai scherzando? È un grandissimo per Giorgio Caria. Un grandissimo. Sostiene, per esempio, che Gesù Cristo è venuto qui sulla Terra nel 1951. Vai. Gesù è venuto nel 1951 perché i suoi apostoli hanno incominciato a incarnarsi in quel decennio. Quindi lui è il coordinatore dei suoi apostoli e dei suoi discepoli reincarnati che devono fare un'opera pubblica o semipubblica o occulta vivendo nel mondo per preparare il suo ritorno. Lui è il coordinatore, ma il Gesù coordinatore è risuscitato, quindi da quando è risuscitato non è mai morto. Ecco, l'idea di Gesù coordinatore, devo dire la verità, mi fa impazzire. Coordinatore di un'operazione. Io, aspetta, non è tu. Guarda che forse non hai capito. Pier Giorgio Caria, che è un grandissimo, ha migliaia e migliaia di seguaci in Italia. Dovresti mandare le telecamere, è una cosa pazzesca. Senti. È un buon motivo per Senti questa cosa. Attenzione però, Gesù è libero, quindi lui va, viene, torna, ma da quegli anni è stabilmente qui perché sta coordinando l'esercito celeste. Bellissimo. Gli extraterrestri sulla Terra, all'epoca di Eugenio erano circa 6 milioni. Cioè alieni nati da madre umana, più alieni che vivevano in mezzo a noi, tipo quelli del caso Amicizia che vivevano a Pescara, ma poi avevano gli schivolanti, andavano nella base. Pescara, e sì. Poi l'elite sono gli apostoli e i discepoli di Gesù. No, a me fa adesso, lascia perdere il giudizio, David. Ti prego, lasciamo depositare questa cosa qua. Lascia depositare questa cosa. A me l'idea di Gesù libero. No, mai! Ma Gesù libero, venuto nel 51 a coordinare. Questa è la cosa che mi fa impazzire. Coordinare l'esercito celeste, gli extraterrestri. Sai quanto mi dispiace? Mi dispiace, sai cosa tra di tutto questo? Sì, l'entusiasmo che tu metti in queste cose. Per me è un entusiasmo. Cioè, io quando ascolto Pier Giorgio Caria, no, posso dirti. Ma non puoi dire così, è un mio mito, perché me lo fai affossare così? Ma questo è uno da migliaia, da decine e decine di migliaia di persone, di seguaci. Ma questo mi preoccupa molto sul nostro paese. Ritira quella parola che hai detto, l'epiteto, vai. Io ne ho conosciuti alcuni, ho conosciuto Filippo, Bartolomeo, Matteo, discepoli di Gesù, altro, non me li ricordo tutti. Qualcuno ha già finito la sua missione e se ne è tornato. Altri invece sono operativi. Giovanni è stato il mio padre spirituale. Eugenio Siracusa era l'evangelista. Anche noi ne abbiamo conosciuto uno, devo dire la verità, di evangelista. Devo dirti la verità, poi purtroppo è morto.
Io è il mio mito, che ti devo dire? Io ho un mito nella vita, Pier Giorgio Caria. Che ti devo fare? In questo momento ne ho veramente uno solo. E che ti devo dire? Per me puoi fare quello che vuoi. Lores da Vicenza, fermi tutti, Lores. Lores ha chiamato Lores. Ha chiamato Lores. Adesso Lores è da tempo. Lo so che vuole parlare senza essere interrotto. Allora diamo spazio a Lores. Vai Lores, dimmi. Dimmi Lores. Ciao, Cruciani. Fammi sentire. Zitto un attimo, se no butta giù Lores. Ciao. Voglio sentire Lores dopo tanto tempo. Giù un attimo. Ah, vai. Butta giù. Che cazzo me ne frega se butta giù? Giù. Dimmi Lores, cara, dimmi. Posso? Sì, sì, vai. Vai. Niente, dopo tanto tempo che vi sento parlare, beh, sì. Quello che sta succedendo a Gaza. Sì. Appunto, quello di Netanyahu è un progetto messianico dei sionisti, cioè distruggere, spianare Gaza. Beh, non poi mi pare ma come non ti pare? Ma cosa vuoi dire che non ti pare? Ma vuoi dirmi che ma tu sei l'unico al mondo con qualcun altro che non nomino, innominabile, che non sapeva, che Parenzo. Netanyahu non sapeva, lo vuoi dire? Che non sapeva? Io non voglio che Netanyahu non era al corrente. Non era il corrente, lo sapeva, tutto il mondo di quello che sarebbe successo. Netanyahu non sapeva quello che sarebbe successo. Ma dove? A Gaza il 7 ottobre. Non lo so, questo a Gaza il 7 ottobre. Come non lo sai? Ha lasciato che succedesse perché voleva la giustificazione per poter spianare Gaza. Vabbè, Lores, questa è una vecchia teoria. Un anno dopo è una vecchia teoria ormai riciclata, diciamo, no? Ormai una vecchia teoria riciclata. Ma perché dici che è una vecchia? Ma non è una teoria, è la realtà. Lores, ma non sei contenta che hanno bucato la testa a quel terrorista là, al signor Sinwar? O non sei contenta tu? Io sarò contenta quando bucheranno la testa a Netanyahu. No, ma questo non si può dire. Ma non si può dire. Ma Lores, ma questo qua è inaccettabile. Ma come si fa a dire? È il capo di Stato di un governo regolarmente eletto. Ci sono state le elezioni. Ma fammi un piacere. Vuoi chiamare Israele uno Stato democratico? È uno Stato nazista. È uno Stato con il potere nazista. Ma ti devi vergognare, Lores. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare di quello che dici. Io ti ho lasciato parlare, ma ti devi vergognare. Ma la faccio parlare perché Lores può parlare. È tanto tempo che non la sentivo, ma ribadisce le stesse cazzate di dire che Israele è uno stato nazista. È una vergogna. I nazisti sono stati quelli che sono stati. Non puoi paragonarlo agli israeliani. Sei una follia al governo di Israele. Dai, so che lo dicono in molti, lo dicono anche intellettuali, lo dicono anche professori universitari. Dunque lo può dire anche Lores. Lo può dire anche Lores. Sì, per carità di Dio. Appunto. Dice anche che vuole vedere Netanyahu morto. Per carità, è un augurio, uno può vedere chiunque morto. Io preferisco che muoiano i terroristi. Comunque quando finirà il massacro, quando finirà il massacro, di massacrare mezzo mondo, no? Sì. Perché quello lì sta infiammando mezzo mondo, andrà in galera. Ma perché non te la prendi? Perché non te la prendi con i terroristi, con gli stati vicini che vogliono distruggere Israele, Lores? Fammi a sentire. Su Teheran non hai niente da dire su Teheran. Sì, quando avrà fatto fuori Netanyahu dirò qualcosa anche di su Teheran. Ma allora, che c'entra, dai, tu. Ma come cosa c'entra? Fammi ascoltare una cosa. Ma tu vivi un altro mondo, ma scusa, ma tu sai che cos'è quel mondo? È anche popolare quello che dici, incredibilmente. Certo che lo so, ma io faccio il tifo per il Mossad. Faccio il tifo per il Mossad. Io faccio il tifo per il Mossad. Quelli che con 3 anni di anticipo riescono a protestare di certe persone che esplodono e non riescono a vedere cosa sta succedendo. Ma io capisco. Io capisco la tua obiezione, Lores. Io capisco l'obiezione di Lores. Lores ti dice: siccome hanno preparato un'operazione per 3 anni con i cerca persone, eccetera, come hanno fatto a non prevedere il 7 ottobre? Se il mondo. Lores. Alto 6 metri con altri 6 metri di reticolato. Va bene, Lores. Dove ti informi tu? Dove ti informi? Sull'internet? Dove ti informi?
ma no, no, su internet. Io cerco di capire le cose. Però posso dirti una cosa, Lores, posso dirti una cosa. Ma tu smettila di frequentare Porro e ascoltare cose che dice quel deficiente là. Che c'è pure Porro, ce l'hai pure con Porro, ce l'hai. Ma anche Porro, sì, anche Porro. Sì. Perché che non c'ha Porro? So. Perché è troppo filo israeliano per te? Perché è troppo filo israeliano per i suoi gusti, per Lores. Dai, su, è una cosa assurda, dai, su. Ma di qualcosa a Lores. Abbiamo capito che tra le tante, abbiamo capito che è pure filo terroristi, abbiamo capito pure questo, non bastava che fosse una stronza, allora, Novax, dovete smetterla voi coglioni di sinistra putiliana. Di dire che se uno non vuole farsi un siero è Novax perché siete dei delinquenti. Legato, se uno, signora, non vuole farsi legato. Un siero non è Novax, è tutto collegato, siete tutto collegati. Se una non è contro la guerra, non è contro la guerra di quel cocainomane suddito degli Stati Uniti, di Zelensky, quello che suonava il pianoforte col cazzo, che è una guerra per procura e sta macellando il suo popolo. Se uno dice che non vuole quella guerra là, non è pro Putin, hai capito? Ma chi l'ha detto? Ma tu sei pro Putin, però tu sei pro Putin, tu sei pro Putin, Lores, l'hai sempre detto che ti piace il signor Putin. Beh, meglio di Zelensky e meglio di Biden, scusa. Ah, Putin. Non ho capito. Ma io. Tu quelle cose, scusa, che dici qua, le cose che dici qua alla radio, se fossi da Putin, non le potresti dire, sarebbe lì. Ma ti taglio. Ma smettila di dire cazzate. Cioè, Lores, io ho degli amici russi, ma fammi un piacere. Ho degli amici russi. C'è la democrazia russi, in Russia, c'è la libertà di parola adesso in Russia. Più di qua. La democrazia più che in Italia. Ma non diciamo minchia. Dai, ma tutti rendi conto. Allora, comunque tutto è evidente. Questa povera scema della Lores l'abbiamo conosciuta all'epoca del Covid. Poi è un indipendentista veneta. Ma sì, è ma lo dici a tua madre e a tua figlia, hai capito, coglione? Coglione, scema, te lo dici a tua madre, tua figliola e tua moglie. Zucca vuota, che non sei altro. Scema, lo dici a tua madre, tua nonna in carriola. Ha detto scema, non è che ha detto chissà che, ha detto scema. Una povera sciocca. A tua madre, tua sorella, tua figlia. Ma non lo dico altro perché più che sciocche. Più che per sposare te, più che calma, giù, Lores, sta tesoro, dicendo qualcosa. Tesoro, aspetta, fermo, tesoro, dì. Scusami, tesoro, voglio dire una cosa, esatto. a questo amore grande, tesoro. A casa mia siamo tutti vaccinati. Vabbè, questo tutti che c'entra, filo, però, te non, metto è che tutti lei, insieme, non è che sei lei, te le metto in fila, tesoro, lo dice tua madre, amore, lo dice tua madre. E siccome tu sai cosa significa quell'amorellino, aspetta, Lores, fai sentire. Senti, tesoro, a casa tua siamo tutti vaccinati, poi? Siamo tutti vaccinati, tutti filo atlantisti, tutti filo americani, tutti filo israeliani, per due stati e due popoli, ma comunque contro il terrorismo internazionale, e siamo tutti convinti che tu sia una testa di cazzo. Penso di parlare a nome di tutta la famiglia, che pur non ascoltando la radio, se ascoltasse la radio, la famiglia, l'unica cosa sulla quale converrebbe con me è che tu sia una povera imbecille. Questo non ho ombra imbecille, di dubbio. Lo dice replica, tua madre, replica tua sorella, di Lores. Replica di Lores, benissimo. Lo dice a tua madre, a tua sorella e a tua moglie. Benissimo, grazie del preziosissimo Ciao. Contributo. Questa è la libertà, fermi tu. Prezioso, sì. Cruciani, domani sessione intensiva di feasting per Papa Renzo. Vai! Ah, Parenzo, stamattina sono andato a comprarmi un pezzo di pizza al forno de Campo dei Fiori, che tra l'altro c'ha la pizza bianca tra le più buone di Roma. Quando è arrivato il momento del pagamento, il boss mi ha guardato e mi ha mostrato il dito medio. Io ho detto, perché mi mostri il dito? Che ti ho dato 10 euro farse? E quello mi dice, ma quale 10 euro farse? Guarda bene il dito. Pensa se domani urologo de Parenzo c'ha la stessa dotazione mia. Lì mortasci su a Davide, c'aveva un dito medio che pareva un coltello a Seramanico. E t'ho pensato tanto, amico mio.
ma ho pensato pure a me e mi sono detto che il giorno che dovessi entrare dentro uno studio di un urologo condito così, il culo mio sarebbe molto più tranquillo sopra un carro del Gay Pride che dentro uno studio del dottore. Domani è il grande giorno e seguiremo con le nostre telecamere, proprio niente, le telecamere passo dopo passo, da passo dopo passo. Abbiamo i telefonini, abbiamo i telefonini, abbiamo i telefonini, non c'è niente, abbiamo tutto, non avete niente, non c'è nulla da seguire, è un fatto privato. Documenteremo è un tutto. Fatto privato. Come abbiamo già detto, privato. Documenteremo tutto. Tutto. È un fatto privato. Davide da Trento. Davide da Trento, dimmi Davide. Ciao, chiamo dalla provincia di Trento, Roncone. Sono una vittima dal controllo mentale da circa 7 anni. Certo. Questo è buono, questo è buono. Sì. Roncone io conosco molto bene, peraltro. Vado sempre in un posto a Roncone, in un ristorante, ogni tanto quando è di passaggio verso Madonna di Campiglio, vado sempre in un ristorante che si chiama, credo, La Pozza a Roncone. Sì, abito lì vicino alla Pozza, proprio a 3 chilometri. E dalla come Pozza. Hanno fatto a farle un controllo mentale? Scusi, Davide. Mi hanno inserito 2 microchip satellitari, mi predicono il pensiero, leggono il pensiero, vedono le immagini di quello che guardo, che sogno. Come sta fisicamente lei? Vengo torturato da 7 anni, ho tantissime vittime del controllo mentale in quasi ogni nazione del pianeta, in Italia è pieno. Avete un network, sì, noi ne conosciamo alcuni che sono stati qui. Se andate trovate tante documentazioni sul mio profilo Davide Sossella su Facebook. Non importa, ma perché non vai a fare un'inchiesta? Scusa, perché non fai un'inchiesta sul controllo mentale? Chi gliel'ha messi questi microchip? È da Parenzo che fa tanto giornalista d'inchiesta, non vuole fare l'inchiesta sul controllo mentale, che è una cosa gravissima. Giordano, passa questo caso a Giordano. Sì, ci sono tante vittime. Ma chi gliel'ha messi questi microchip? Prelevano le frequenze del dolore e poi le mandano a altre persone facendogli pensare di essere ammalati. Sì, ho capito, però scusi, al di là di questo, chi è che mette questi microchip? Cioè, la CIA? Tante vittime che glieli hanno messi anche agli ospedali. Sì, ma chi ospedali, ma chi? Ma perché vogliono controllare mentalmente? I chirurghi, è un complotto, è molto grande, parte dalla DARPA americana. Sempre gli americani. DARPA, progetto UFO si chiama, della DARPA. Scusa, dopo ci sono in Italia i militari, i CIMIC, Iris e anche tanti civili complici di questa cosa qua. Non hanno tempo per fare complotto. Però scusi, guardate, potete guardare voi stessi, cliccate target individual, è pieno in Canada, Australia, no, ma assolutamente, in ma infatti è un'inchiesta importantissima da fare. Scusi Davide, però voglio capire una cosa, perché i signori dei RIS, i signori più sopra della CIA, immagino il Pentagono, cose di questo tipo, perché dovrebbero andare a rompere i coglioni a lei e controllare lei che abita a Roncone, un posto sperduto ma bellissimo in provincia di Trento? Perché prendono le frequenze del dolore e le mandano altre persone facendogli credere di essere ammalati per affidarsi a consumare la compagnia farmaceutica. Poi c'è la telecomunicazione, telepatia ufficiale, per creare un mondo di malati, dunque far guadagnare le aziende farmaceutiche, tra le altre cose. Sì, la compagnia farmaceutica guadagna. Tanto sti chip non funzionano bene con i collegamenti telefonici. Fermi tutti, fermi, aspetta Pino che ti chiamo. C'è Pino Greppino, il nostro corrispondente Pino Greco dalla Puglia, che c'ha accanto a sé il santone. Vai, musica, regia. Il numero di Pino Greco, che accanto a sé Kadir, il santone della Puglia, discusso perché dice che tiene, te lo ricordi, no? Che tiene sotto controllo, diciamo, no? Sotto a Mediaset. Anche alla Rai, però. Chiamiamo Kadir, Berlino. Il santone Kadir, provincia di Lecce. Come barba così, pronto?
Sì, ci siamo, stiamo aspettando. Eccoci qua, eccoci qua. Ti passo Kadir? Grazie, grazie Pino. Era Pino, il grandissimo Pino Greco, grandissimo. Insomma, grande, non è che sono tanto alto. No, il grande Pino Greco, il nostro corrispondente dalla Puglia, Pino Greco, grande. Va benissimo, mi va bene. Datemi questa delega che l'accetto. Ti passo Kadir. Grazie Pino. Pronto? Buonasera innanzitutto, dottor Kadir. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, la prima domanda che ci viene in mente, che mi viene in mente è: lei come si considera? Chi è sostanzialmente lei? Figlio della discendenza di Giacobbe, quindi vengo dalla discendenza, cioè mia antenata, il mio primo padre era Giacobbe, diciamo, sì. Seguendo la genealogia. Lei si sente un inviato di Dio sulla terra? Che contatti ha con Dio? No, io sono il sesto spirito di Dio, sono nello spirito. Il mio spirito è il sesto spirito di Dio. Non... È il sesto spirito di Dio? Sì. Sono l'eletto prescelto da Dio secondo la sua prescienza, come c'è scritto in Primo Pietro. Sì. Scelto dalla discendenza di Giacobbe proprio per instaurare lo spirito di Dio sulla terra, quindi il sesto spirito di Dio sulla terra. Dunque lei qua è venuto al mondo per attuare il piano di Dio, giusto? Non io Kadir, però lo spirito che in me è venuto dentro di me a dimorare dentro di me per attuare il piano di Dio, sì, il regno di Dio sulla terra. Perfetto, abbiamo capito tutto. Sostanzialmente no, lei è qui per delega, lei è sulla terra investito da una missione. Sì. La missione è quella di portare il regno, come dice la preghiera del Padre nostro, no? Come in cielo così in terra. Ecco, essendo discendente diretto di Dio, questo lo possiamo dire, no? Lei è un discendente... No, nella carne sono discendente diretto della discendenza di Giacobbe. Ah, ok. E nello spirito? Nello spirito è il sesto spirito di Dio, quindi i sette spiriti che sono al cospetto di Dio, i sette arcangeli, diciamo, no? Uno dei sette, io sono il sesto. Ho capito, l'arcangelo Gabriele. Ho capito perfettamente, è molto difficile capire per noi, diciamo, comuni mortali, però. Sì, è ovvio, non è, nessuno ha rivelato questa verità, l'hanno tenuta nascosta. Ah, l'hanno tenuta nascosta, chi è che l'ha tenuta nascosta questa verità? Tutte le religioni, un pochettino, tutte le apostasie, diciamo, che ci sono state dai tempi del Cristo fino a mo, no? Scusi un attimo Kadir, questo fuoco che c'è contro di lei, questi attacchi che lei ha ricevuto, questo fuoco concentrico nei suoi confronti, i giornali, sì, le televisioni, le denunce, lei come li considera? Guarda, tutti questi attacchi erano necessari perché primis, in poche parole, io ho avuto a che fare con le potestà demoniche della terra, perché non... Con lei, scusi, ha avuto a che fare? A un certo punto, ho a che fare con le potestà demoniche di questa terra, quindi con gli spiriti che appartengono a Satana, quindi spiriti certo, mondani, diciamo, no? Sì. Il principe di questo mondo è Satana, diciamo. Satana. Automaticamente. Cioè le televisioni che l'attaccano, le denunce dei genitori, delle persone che sono dei parenti. Sì, l'accusatore è Satana, quindi chiunque accusa il suo prossimo è perché dunque? Sta ascoltando Satana, capito? Cioè dunque le famiglie che accusano sì, diciamo che l'accusano di avere segregato, di avere in qualche modo costretto le persone a restare con lei, sono sì, spinte da Satana. Perché in effetti non è niente di verità, infatti l'abbiamo dimostrato anche con i fatti, anche lei ha testimoniato di se stessa, diciamo, quindi... No, ma io infatti ho sentito, scusi Kadir, io ho sentito questa Marica e l'altro Luigi, credo, che sono con lei, sì, le due persone sì, che sono con lei, che mi sembrano che abbiano aderito spontaneamente a questo suo movimento, come la vogliamo chiamare, no? Sì, appunto, infatti le accuse sono false, quindi se sono false provengono dal bugiardo, no? Il sì, principe che è Satana, diciamo. Ma questa storia qua che ogni tanto le persone, scusi se vado su questo piccolo particolare, che ogni tanto le persone si devono denudare, lei perché pensa che le persone si devono denudare? Che è un sacrificio che bisogna fare, un'indicazione che viene? No, non è nessun sacrificio, è misericordia, voglio non sacrificio, dice il padre, il padre, sì, quindi il Signore. La questione è tutto questo qua che io dissi a Marica. Ma che è tu? No, è il mio collega che piange, scusa. La questione è questo qua che in poche parole disse a Marica, a Luigi, a tutti quelli là che stavano insieme a me quel giorno, ho detto Dio può darvi qualsiasi prova, sì, per dimostrare, affinché voi dimostriate che siete
ne siete fedeli a lui, quindi che abbiate fede in lui, così cioè, ho preso proprio la prova diciamo estrema, no? Diciamo adesso, sì. Può dirvi anche addirittura, può chiedervi addirittura pure di spogliarvi nudi e camminare per strada per dimostrare a lui la fede. E loro l'hanno fatto, e lei l'ha fatto? No, lei cioè, alla fine, che poi lei stava a casa sua pure giù in Sicilia, diciamo. Poi non ci siamo sentiti per un po' di tempo, dopo un po' di tempo ho sentito parlare in proprio che lei si era sentita in corso di voler uscire per dimostrare questa fede a Dio, e ha fatto questo gesto per dimostrare la fede a Dio, ma non perché io l'ho ordinato, l'ho obbligato, l'ho fatto qualcosa. Tu scusami, Kadir, tu non l'hai obbligata diciamo a spogliarsi e andare in giro per le strade? No, io ho detto semplicemente che Dio potrebbe chiedere questa una dimostrazione di fede in qualsiasi modo, che poi lei l'ha voluto fare di tutta spontanea volontà per dire a Dio: guarda Signore, io scelgo questa cosa estrema per me, per dimostrarti che ti voglio essere fedele. Cioè è stata comunque una sua iniziativa. Sì, esatto, una sua iniziativa per dimostrare a Dio questo, è un po' come dire a Dio: Signore, cioè io voglio essere fedele a te e te lo dimostro in questa maniera. Allora, scusi un attimo, uno deve abbandonare la propria vita passata? Cioè questo è il punto, cioè chi aderisce... Abbandonare, quindi perdere proprio completamente il contatto con la vita passata, questo però, no. Però voglio dire tutto quello che impedisce diciamo il cammino verso l'anima, dal corpo carnale allo spirito, sì, certo. Bisogna abbandonarlo, cioè, tipo ad esempio, scusi, per esempio, uno deve fare sesso, il truccarsi non appartiene all'anima, il truccarsi appartiene all'apparire, al corpo, alla carne. Dunque uno non si deve truccare, non può fare sesso, immagino, no? No, cioè può mangiare, può bere, questo, ma sempre nel limite, voglio dire, cioè da non perdersi dalla connessione del... Ma alcuni genitori dicono che è denutrito uno di quelli che sta con lei, questo Luigi, anche lei ha perso peso, la ragazza, sono tutte accuse false. Per piacere, sì, sono tutte cose fatte, anche perché hanno visto pure che mangio, tranquillamente. Ovviamente non mangiamo più, non mangio più come mangiavano in casa loro. Esageravano. No, nel senso, per esempio, anziché consumarsi un barattolo di Nutella al giorno, per dirti adesso ci mettono un po' di ragionevolezza, diciamo, no? Anziché mangiano meno di Nutella, invece di un vasetto di Nutella, ma certo, non c'è dubbio. Va bene, professore, ci sentiamo la prossima volta. Adesso devo lasciarla, faremo un secondo collegamento. Grazie, direttore. Grazie. Okay, ciao. Grazie, arrivederci. Se ne sembra gli ammazzo zoccolo, ma si chiamano content creator. Ma Parenzo, ma sei sicuro che l'avesse bene i password e protezioni sul cellulare e sui tablet? Perché per me è tuo figlio che ha mandato i 5 euro a Michel Comi. Si inizia mettendo lo speed per vedere i porno e poi si prosegue con accesso negato, non puoi fare più di 3 accessi al giorno. Lo sanno tutti che farsi più di 3 pippe al giorno fa male ed è dannoso per la salute, e poi è anche immorale. Dottore, guardate che sulla questione Comi Parenzo alla querela facile, vi avverto, alla querela io facile. Io non voglio che venga pronunziato in alcun modo quel nome. Presenza. Che c'entra? Cosa c'entra? No, nel senso, il mio avvocato ha quantificato danni enormi che sono stati... Da chi? Dalla signora Comi? Sono stati quantificati, e anche dal nano, Comi, cioè tutto il complesso della situazione. Mi ha creato un danno di reputation anche rispetto alle altre aziende per le quali lavoro, la televisione, eccetera. Qual è la quantificazione? Un danno incalcolabile. Attorno al mezzo milione di euro. Il danno, perché è impossibile calcolare adesso, siccome in rete la gente per strada mi ferma dicendo piccolo Dave, il danno è incalcolabile ormai.
il danno è incalcolabile, no? C'è nulla da ridere, è un danno incalcolabile che hai fatto, non tu anche in parte. Mi dicono il nano, la cosa, mi fermano, io dico era un convegno l'altro giorno a parlare del conflitto in Medio Oriente, dicono sì va bene, però scusami piccolo Dave, dicono piccolo Dave, piccolo ambasciatore israeliano, piccolo Dave, vaffanculo. Danni, questi sono veramente danni di reputation incalcolabili. Pensa se il direttore Lucio Caracciolo, direttore di Limes, sì, che non gradisce molto, sì, di essere citato qua, te lo vabbè, dico proprio, quindi ho sbagliato già a dirlo in camera, vabbè, carità, vabbè. Pensa se gli fosse capitato a lui che uno gli dicesse piccolo Lucio, cioè sarebbe incredibile, no? Cioè, Monica da Cuneo. È un danno incalcolabile. Monica, dimmi Monica, dimmi che c'è. Cioè, l'avvocato mio lo sta calcolando, ma dimmi Monica, dimmi. È un danno incalcolabile. Ascolta Cruciani, io la settimana scorsa ti avevo mandato un vocale perché avevo sentito l'intervista a Simona Tagli, sì, che sì, non scopa da 19 anni. Sì, io ti ho mandato un vocale dicendo che non scopo da 12 anni. Ah, sì, me lo ricordo questo, sì, mi ricordo, sì. Dimmi allora, vuoi che c'è da i motivi? Beh, sì, i motivi. Uno che da 12 anni non fa sesso, 12 anni, dico 12 anni, amica mia, dai, qualche motivo ci sarà, allora, per carità, ognuno fa quello che vuole. Sì, allora intanto ti dico che comunque di donne che alla mia età o quanti anni hai tu? Ce ne sono tantissime. Quanti anni molte hai? Molte di più di quello che pensi. Quanti io anni? Ne ho 49. 49, benissimo, 49, ma sì, ma sicuramente ce ne saranno tante, ma io dico semplicemente che se uno per 12 anni si vuole privare, diciamo, del corpo, dei piaceri del corpo, può tranquillamente farlo, che problemi c'è? Che problemi ci sono? Non c'è nessun tipo di problema. No, ma io mi chiedo perché ti stupisci del ma mi fatto stupisco perché una persona che ha 49 anni rinuncia per 12 anni al sesso, cioè qualche problema c'è, dai, a meno che non ci sia stato proprio un trauma. Sì, ma Cruciani, tu ti devi anche mettere un attimo nei panni, no, delle persone, perché tu hai una relazione, giusto? Ma sì, ma a parte questo, ma che c'entra? Io dico a prescindere da questo, ma cosa a prescindere, certo, da questo, se uno non ha una relazione che abbia un minimo sindacale di rispetto reciproco, io non sto parlando. Cioè, tu mi stai dicendo che tu, non avendo una relazione fissa da 12 anni, rinunci a fare sesso estemporaneo o comunque con qualcuno? Perché far sesso tanto per fare mi ha stufato. È una cosa noiosa e non ne ho più voglia. Ma va benissimo. Non ne ho voglia. Ma cioè, per carità. Io stasera devo pensare che devo uscire, andare in qualche locale. Ma prima di conoscere uno con cui. Scusa, quando conosci uno e vuoi. È tutto legittimo. Intrattenere, cioè, non una relazione, strana, lo conosci anche col sesso, scopandoci, no, amica mia, o no? Sì, è vero, però siccome ci poi se sono vuoi dei... rinunciare, rinuncia, insomma, ma che te, no? Devo dire io? Cioè, se vuoi rinunciare, rinuncia. I parametri poi dovrei abbassarli, hai ragione, perché per esempio il piccolo Dave è in chiavable, capisci? Sì, tu dici, cioè, signora, nessuno, cioè, tu dici, nessuno ha chiesto a lei, nessuno con tutto il rispetto locale, ha chiesto a lei... Nessuno ha chiesto a lei nessun invece parere, nessuno. Vabbè. Cruciani. Sì, dimmi. Tu Cruciani saresti invece sì, però per esempio a me la scarsa igiene blocca. E vabbè, amica mia, cioè, ma che ti ma devo signora, dire? Ma lei ha chiamato qui per fare un rating di chi è più chiamable e chi è meno, sì, cioè, mi faccio capire, cara. Grazie Monica, ferma là un attimo, tempo ferma. Libero. Allora, il mitologico è anche un tema suo questo qua, il mitologico Lizio Naftali Alessio con noi. Buonasera. Shalom. Buonasera. Nato di nuovo in Cristo Gesù, autore di Io non ti ho creato gay, storia di un ex omosessuale. La prima domanda che voglio fare a Lizio questa sera è molto semplice. Sì. Lei sta vivendo in una situazione come quella della signora, non proprio magari la stessa tipo di motivazione, cioè una situazione ascetica, totalmente priva di sesso dopo i suoi trascorsi da omosessuale? Ma sì. Sì, esatto, perché non sono sposato. Non è sposato. Dunque, finché lei non si sposa, dottor Lizio, finché lei non si sposa non farà più nulla dal punto di vista sessuale. Io, come qualunque credente, figlio di Dio, cristiano, vero ebreo, è così, perché la Bibbia ti comanda questo. Beh, no, è se fuori dal matrimonio, sì, non sì, c'è sesso. E anche solamente è sesso solamente per procreare, immagino, no? Assolutamente. Dunque, quello che dice la Bibbia, la Torah, il Vangelo. Sì, però scusi, tutte queste religioni ammettono che all'interno della coppia ci possa essere del sesso, caro Lizio. Certo, cioè, lo ammetto. Esatto. E Dio ha creato il sesso per un motivo. Sì, non è per un piacere edonistico. Ho capito, ma se uno invece all'interno della coppia lo fa solo per piacere, è sbagliato, secondo lei?
Allora, Dio in Genesi capitolo 38 ha fatto morire un uomo di nome Onan, figlio di Giuda, perché disperdeva il suo seme a terra. Sì, ho capito, però ha fatto morire. Ma erano tempi andati questi qua, però, e sono cambiati i tempi, Dio, no? Dio è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Dio non cambia. Dio l'uomo cambia, la legge di Dio è sempre uguale. E dunque chi fa sesso disperdendo il seme, secondo lei va condannato? Se la vedono loro con Dio, io non posso condannare nessuno. No, Gesù è venuto per salvare, non per condannare. Quindi io sono stato il più grande, il peggiore. Quindi chi sono io per condannare? No. Sarei un ipocrita. Però secondo lei non condanno, però noi avvertiamo. Gesù dice: lei avverte, il Vangelo. Adesso io faccio il cazzo che mi pare. Lei poi chi vuole si riconcilia con Dio. Esatto, alla fine. Nel giorno del giudizio ogni opera sarà rivelata. Ci telefoniamo del giorno del giudizio. Benissimo, arrivederci, grazie. Ma tu manco ci credi, quindi ci vediamo lì. No, lui non ci crede. Ci telefoniamo quando siamo. Un falso ebreo è normale. Facciamo così. Quando è il giorno del giudizio mi telefoni e ci vediamo. Io intanto ho una partita IVA. Ascoltami, facciamo così. Quando c'è il giorno del giudizio mi telefoni, io intanto ho una partita IVA. Piangerai quel giorno, Davide. No, io piango quando arriva la cosa a le tasse, io piango terra, quando mi arriva la cedolare secca lì, però, quando devo pagare, piango quando mi telefona il commercialista, piango, io piango quando mi chiama il dottor Pighetti, il mio commercialista, lì piango quando mi arriva la cedolare da pagare. Alessio, scusami, riconciliati col padre che sei un milionario e parli della cedolare, vergognati, col commercialista, non col padre. Dottor Lizio, però mi scusi, se Parenzo è un borghese, sì, ma non è un borghese, ho capito, borghese non significa mafioso, però sono aristocratico pure. Sì, però raccomandato. Raccomandato, come fa a dirlo lei? Io dottor Lizio, si becca una bella querela per diffamazione. Però scusi dottor Lizio, perché lo vedo che cioè non ha intelletto. Come può una persona che non ha intelletto avere un posto comunque in televisione, alla radio? Cioè mi chiedo come sia possibile. Però scusi dottor Lizio, lei ha detto proprio una cosa. Solo per raccomandazione lei ha detto, una cosa molto precisa. Ha detto una cosa precisa. Ma e lui io lo querelo, Lui no, lui piange e si dispera, dottor Lizio. Parenzo piange e si dispera quando giustamente deve interpellare il commercialista e arrivano le tasse da pagare. Io gli dico che lui, allora noi dobbiamo ringraziare Dio che la mattina ci svegliamo, ma questo d'accordo, abbiamo questo salute, possiamo lavorare, Radio 24, quindi io devo ringraziare Confindustria e l'orgoglio, dottor Cairo. L'orgoglio precede la caduta. Il dottor chiunque tu sia, appena non avrà più bisogno di te, ti butterà nel cestino. Vabbè, l'unico che ci ama veramente è Dio, il Signore, capito? Esatto. No, scusi un attimo, c'è una cosa interessante. Fino a prova contraria, fino ad oggi, chi mi paga gli stipendi, ma fino ad oggi, ma perché hanno ringrazio ruoli Dio diversi. Che ti ha dato delle capacità di lavorare, di aver studiato, avere un posto di lavoro che secondo me non meriti, perché c'è gente molto più intelligente e più istruita di te, però, e tu vali molto meno rispetto a loro. Per questo dico, sei un raccomandato, secondo me. Però scusi, dottor Lizio, le voglio fare una domanda. Lei spesso l'ho vista, perché io seguo moltissimo il suo profilo, invito tutti a farlo. Lei va in tour in una specie di processione, io ho chiamata tour da un punto di vista, come dire, laico, da un punto di vista, come dire, esterno, una specie di processione dietro a tanti gay pride in Europa, in tutte le città europee dove ci sono i gay pride. Lei si mette là con i cartelli, in molte città, Malta, in Germania, è andato lì, diciamo, tra virgolette, a rompere i coglioni ai gay che stanno lì, dico io, no? Ecco, ma chi glielo fa fare? Perché ci va? Esatto, perché è esattamente l'esempio, il comando che ci ha dato Gesù e che hanno fatto gli apostoli, predicate l'Evangelo a ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi se studiate un po' di storia apostolica, vedrete che tutti i cristiani sono stati ammazzati perché nelle strade predicavano il Vangelo. Come i sodomiti, i sodomiti aggredirono la famiglia di Lot, quindi un paese di omosessuali, di bisessuali, di pervertiti, ed è esattamente quello che succede a noi, perché se tu vedi anche i video fino alla fine, Giuseppe, tu vedrai che noi quasi sempre veniamo aggrediti dai sodomiti, dici, dai paladini dell'amore e della tolleranza, e la polizia tante volte viene anche a proteggerci. Quindi è successo in Germania. E tu stai dicendo che tu vai a predicare contro la perversione della società. Perché lo esatto, perché il peccato è uno spirito, sono dei demoni. L'omosessualità accoglie un ricettacolo di spiriti immondi. Quindi, insieme all'omosessualità, io ero omosessuale, lo posso testimoniare. E lui è convinto che sia violenza. Ma c'è non la violenza, ma non c'è la menzogna, non si può dire, ma non si può dire. Ti dico che guardati tutti i gay pride dove siamo andati, ogni volta veniamo
Vabbè, ma tu vai là, dilli che sono delle, ti vai a dirgli che sono delle merde che si devono vedere, è chiaro, e quindi che quindi giustifica, quindi no, tu vedi, tu giustifichi la violenza, no, perché tu sei come ma loro, per me no, siete degli atei, ma e nell'ateismo non esiste la morale assoluta, quindi se qualcuno ti rompe le scatole lo puoi ammazzare. Quindi voi siete specchio della società. Ma no, ma io non voglio che nessuno ti metta le mani addosso, assolutamente no. Allora perché giustifichi che una persona alla quale si dica l'omosessualità è sbagliata, lui ha il diritto di picchiarmi? No, ma chi lo giustifica? Io non sto giustificando, ma non sto giustificando nulla, sto dicendo che se magari tu vai là a provocare qualcuno si può incazzare, ma ti devo lasciare e ti abbraccio tantissimo. A presto, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.